Poco fa ho parlato con Max. Dice che hai appiccato tu l'incendio in azienda. Ma la sua è un'accusa ignobile. Non avrai creduto a una simile assurdità. Hai appiccato tu l'incendio in azienda? No, certo che no. Perché non mi credi? Perché credi più a Max che a me? Perché non sono tua figlia? Ti ho sempre cresciuta come una figlia. E ho continuato a ritenerti tale anche dopo che il test è risultato negativo. Sì, ma ora non lo sono più, è così, eh? No, Victoria. Da oggi in poi non sei più mia figlia. Sparisci. Non ti voglio più vedere. Non puoi dire questo. Certo che posso. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Hai cercato di dare fuoco all'azienda e hai dato la colpa ad Annabelle. Stavi per uccidere tuo fratello, ecco che cosa hai fatto. D'ora in poi voglio che tu stia lontana dalla mia vita e dalla mia famiglia, intesi? Ma tu sei mio padre. Io non sono tuo padre. Ah, sono andati tutti via. Senti, potresti accompagnare me e Paola a casa? Come? Ti ho chiesto se puoi accompagnarci a casa. Ma certo. È tutto a posto? Mi sembri un po' assente. Devo dire alcune cose a mio padre e a Victoria. Posso anche prendere l'autobus. Fa una cosa, prendi la mia auto. Grazie. Vengo a riprenderla più tardi. Va bene. Passerò prima che Paola vada a dormire. Le farà molto piacere. Vado. Ciao. Ciao. Ci vediamo dopo. Segreteria telefonica di Annabelle Van Weyden. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Annabelle, sono Richard. Penso tu sia sul volo di ritorno. Volevo solo dirti che sono felice che tu torni a Falkenthal. Buon viaggio. Paola e Nina sono uscite? Sì. Hai parlato con Victoria? Sì. Allora? Max, hai visto veramente lei sulla registrazione della sorveglianza? Ti potrei mentire. Certo che no. Ma Victoria continua a dire che è stata Annabelle. No. Ormai non nega più di aver appiccato il fuoco. Che farai adesso? Le ho detto che non voglio vederla mai più. Non c'era un'altra strada? Annabelle ha sempre detto di non fidarsi di lei. Se le avessi dato retta, non saremmo a questo punto. Ma lei è pur sempre tua figlia. No, non lo è. Non lo è mai stata. Non le credevo, ma Annabelle aveva ragione. È così.
No, non c'era altro modo. Guarda che è successo. È stata una fortuna che ti sia salvato. Avanti. Che altro vuoi? Ascoltami, ti prego. Lo so che quello che ho fatto è... Non dire una parola. Avresti ucciso tuo fratello. Ma non gli è successo niente e ho chiamato i vigili del fuoco. Ti devo ringraziare? No. Io lo so bene di aver fatto un errore, Non ti permetterò di continuare a distruggere la mia vita. Ti prego, dammi un'altra occasione. Mi dispiace, ma non puoi sempre farla franca. Assumiti la responsabilità di quello che hai fatto. Sì, è quello che voglio. Io... E allora perché sei qui? Papà, ti prego. Fammi continuare a lavorare per il gruppo Fanbite. Te ne vai da sola oppure chiamo la sicurezza? Lascia stare. L'accompagno io. Lasciami. Andiamo, è meglio che tu vada ora. Ciliegia e banana. Ma l'ananas è ricco di enzimi e vitamine, che sono indispensabili durante la gravidanza. Sei esperto? Certo, io ci sono già passato. Con la gravidanza? Con Silke. Ho vissuto l'esperienza come padre. Sono il padre acquisito di Lucas. Sì, so bene che lo sei. E come padre acquisito di Lucas sai fare un cocktail alla frutta strepitoso. Già. Meglio di un non padre. Era forse un'allusione? No. Come stanno Silke e Lucas? Molto bene. Ora Lucas è con Silke e Stefan alla lezione di nuoto per bambini. Andate alla grande voi tre, eh? Noi quattro. Comunque sappi che tu potrai sempre contare su di noi per il bambino. Attento perché ti prendo in parola. Ciao, Lily. Ciao, Tim. Ci sono novità? Riguardo al bambino, voglio dire. Ci mettiamo qui. Sta andando tutto bene, grazie. E sai già se sarà maschio o femmina? Tra quanto si potrà vedere? Non lo so, io non sono mai stata incinta. Sì, certo. Forse prima di Londra possiamo andare a cena insieme. Sì, forse. Scusa, non ti offendere, ma ora mi sento stanchissima. Grazie, Andreas. A te. Ci vediamo. Anche tu vuoi liberarti di me, vero? Ora non è il caso di parlare con lui. E chi devo ringraziare? Se stai alludendo al fatto che io non... Che lui sia arrabbiato con me per te è un bene. Tu sapevi tutto il fuoco. Non è vero. Ah, no? E allora che cosa ti aspettavi? Cosa importa? La realtà non cambia. A chi interessa la realtà? A papà interessa e come. Ha lasciato Annabel perché credeva che fosse lei la colpevole. Ma tu preferisci che abbia cacciato me? Possibile che non capisci di aver fatto una sciocchezza? Ho solo fatto la cosa migliore per nostro padre. E se anche a te importasse qualcosa di lui, ora mi daresti il tuo appoggio. Ma che stai dicendo? Annabel è una donna pericolosa. E se qualcuno non riuscirà a fermarla, prima o poi lo distruggerà. Vuoi smetterla, per favore? Stai solo facendo quello che hai fatto con tutte le altre donne di papà. Ma stavolta hai la peggio. Già, perché tu mi hai tradita. Sei sempre troppo codardo per fare quello che è necessario.
Non avevi smesso con i tranquillanti? È tutta colpa tua. Hai appiccato tu il fuoco, non io, e hai cercato di incolpare Annabelle. Sei riuscito a rovinarmi la vita. Congratulazioni. Sarei contento ora. Pronto? Hagen, sono Max. Devo parlarti di Victoria. Ti ascolto. Papà l'ha cacciata via. Sei sicuro? Sì. E stavolta è definitivo. Cos'è successo? Gli ho detto che è stata Victoria a cercare di dar fuoco all'azienda. Come fai a dire una cosa simile? Senti, ho trovato una registrazione della sorveglianza. Ho visto con i miei occhi che lo ha fatto. Maledizione. Dovevo immaginarlo. Papà è fuori di sé. Chi ha la registrazione? Victoria l'ha distrutta. E cosa vuoi da me? È sconvolta. Non capisce di aver commesso una sciocchezza. Occupati di lei. Di me non vuole saperne. E ti meraviglia? Lo farai. Forse non hai capito che i nostri rapporti sono molto tesi. Victoria vuole addirittura divorziare. In questo momento ha altri problemi. Sono preoccupato per lei. Tu sei l'unico che le è rimasto vicino. Sì, va bene, ci penserò io. Grazie. I tuoi rapporti con Lily sono molto migliorati, giusto? Sì, diciamo di sì. Bene, non si direbbe. E il fatto è che lei ce l'ha con me perché ho chiuso con Mike. Ma era l'unica cosa da fare perché lei è una ragazza molto carina, ma voleva seguirmi a Londra. E questo è davvero troppo. Si vede che lei è più innamorata di quanto lo sia tu. Lo credo anch'io. Quando stavamo insieme io andavo spesso a trovarla in azienda, ma a dire la verità, lascia stare. Puoi dirmelo. Non era per Mike che ci andavo. Volevo vedere Lily. Sono ancora innamorato di lei. Così è, sarà per sempre. Che devo fare? Sento che Lily è la donna della mia vita. Già, è solo che... Che lei è incinta di un altro. Appunto. Allora non hai ancora detto a Tim che diventerà padre? No, e neanche lo farò. È una tua decisione. Ne abbiamo già parlato spesso. Ma non credi che sarebbe il caso di dirlo almeno a tuo padre, Lily? Non potrai tenerlo nascosto a tutti ancora per molto. Perché no? In qualche modo mi occuperò da sola del bambino. Ci sono al mondo tante donne che lo fanno. Lo so, anche tu ci riuscirai, certo, ma... Ciao, come va? Ciao, Tobias. Ciao. Com'è andato il compleanno di Paola? Oh, io non ho partecipato granché, ma da quello che ho visto è stato divertente. Tesoro, come ti senti? Sto bene. Nessun disturbo, nausea? No, solo la mattina. Devi andare dal dottore. Sì, papà, ho appuntamento domani mattina. Tobias, vuoi lasciare ero incinta io? Stavo sempre male. È normalissimo. Già, possiamo parlare d'altro ora? Ma in questo momento questa è la cosa più importante. Credo di essere un po' stanca. Buonanotte. Buonanotte. Ci siamo nascosti tra gli alberi e il nonno quasi non ci trovava. Ah, quasi non vi trovava, eh? Mm-hmm. Però credo che papà fosse un po' triste perché abbiamo perso. Io non credo che fosse triste per questo. E allora per cosa? Credo che abbia dei problemi di lavoro.
Quando sarò grande io non vorrò lavorare. Cosa? E perché? Tutti dicono di avere problemi di lavoro. Ah, per fortuna passerà molto tempo prima che tu debba lavorare. Papà! Ehi, ancora non sei a letto. È il giorno del mio compleanno e resto in piedi quanto voglio. Davvero? Fino a quando la mamma non mi manda a dormire. E credo proprio che la mamma ti stia dicendo che è ora di andare a dormire adesso. Subito. Sì? Lavati i denti. Solo se papà mi legge una favola. Stasera me la leggerai tu? Ci sto. Allora, hai parlato con Ricardo e Victoria? Sì, la situazione è davvero molto difficile. No, è una cosa normale per la famiglia Van Weyden. Già, hai ragione. Papà, che fine hai fatto? Ti racconto dopo. Sì, certo. Desiderano qualcos'altro? Come stai? Benissimo. Perché non si vede? Ti trovi qui per caso o vuoi qualcosa in particolare? Mi ha chiamato Max. È vero che sei stata tu ad appiccare il fuoco? Se lo dice Max è sicuramente vero. Anche Richard gli ha creduto subito. Ma è normale. Dopotutto è sempre stato il suo prediletto. Perché? Non saprei, forse perché è un uomo? Voglio sapere per quale motivo hai appiccato il fuoco. E a te che cosa interessa? Voglio solo capire. Lo hai fatto solo per distruggere Annabelle? E ci sarei riuscita se il mio caro fratellino non mi avesse tradita. Il tuo caro fratellino poteva morire bruciato nell'incendio. Non ce la faccio più a sentir dire quello che poteva o non poteva succedere. A chi interessa? Scusi, un altro per favore. Ti porto a casa. Quale casa? Ti prego, Victoria, non fare scenate. Noi due stiamo divorziando. E se tu hai qualcosa da dirmi, parla con il mio avvocato. Spero che Hagen riesca a calmarla. Sai che cosa ti dico? Cosa? Niente. Dai, dimmi. Era questione di tempo, prima o poi doveva accadere. Davvero ti meraviglia che Victoria si sia spinta così oltre? No, in effetti, ma speravo che non arrivasse a questo. Ah. Mi rinfaccia di averla tradita. Tu? Lei ha appiccato il fuoco. Ma io ho detto tutto a mio padre. Max, santo cielo! Victoria deve imparare ad assumersi la responsabilità dei suoi errori. Ti senti bene? No, non riesco a parlare di Victoria in questo momento. Victoria è andata a letto con Ben. E la mattina dopo me l'ha subito raccontato. È incredibile. Già. Ma non credo che tu possa incolpare solo Victoria. Non avrà certo... Non avrà certo costretto Ben ad andare a letto Max, con lei. Max, io sono l'ultima persona a poter rimproverare Ben. Anche noi due abbiamo fatto... È stata un'altra cosa. Sì. Sì. Perché io stavo ancora con Ben. No. Tra noi c'era sentimento. Quella del tuo ex è stata solo una ripicca meschina. Forse era meglio vedere un documentario sugli animali. Non capisco perché questi film abbiano sempre un lieto fine. Non ne ho idea. Forse per ricordare alle persone come noi che nella vita esistono anche i momenti felici. Sì, ma non sono per niente realistici, non trovi? A volte le storie finiscono bene anche nella vita reale, ma a volte... Evidentemente non è il nostro caso. Comunque non vedrò mai più un film con Meg Ryan. Ciao. Ciao, un caffè latte, grazie. Io un espresso doppio. Subito. Ma forse hai ragione tu, noi non siamo ancora alla fine. Questo me lo auguro. Voglio dire, il lieto fine ci sarà anche per noi, ma non ora. Forse.
Ora le cose non ci vanno tanto bene, ma anche per i protagonisti del film è stato così. Io credo che noi due sappiamo soffrire meglio. Già. È così. Ecco. Grazie. Grazie. Prego. Bene, allora... brindiamo a lieto fine. E a Meg Ryan. E a Meg Ryan. Dimmi, hai già conosciuto Ron? Ron? Sì, Ron Grasser. Mi pare che sia il nuovo consulente dell'azienda. Sì, anzi, no, devo incontrarlo domani. Mm. Perché? Volevo sapere che cosa ne pensi di lui. Te lo dico domani. Tu lo hai già conosciuto? Sì, oggi, in ascensore. Mm-hmm. E allora? Mi sembra un tipo molto gentile. Gentile o carino? Che vuoi dire, scusa? È gentile o è carino? È carino. Immaginavo. Grazie. Mi dispiace di averti ferita. Non fa niente. Tu... in fondo hai ragione. Ecco, io non capisco per quale motivo Ben mi abbia fatto questo, ma... sì, forse è stata proprio una vendetta. Io comunque non lo capisco. Tu naturalmente mi avresti perdonato, non è vero? Pur di non perderti, sicuramente. Mi spiace, ma non ci credo. È la verità. Non sei mai geloso? Certo, ma non per questo arriverei a chiudere una relazione. Comunque, non siete contente neanche quando non siamo gelosi. Siete? Sì, voi donne. Ah, certo, perché siamo tutte uguali. Beh, uguali no, ma simili. Conoscevo una donna che pensava che il marito non l'amasse perché non era geloso. Davvero? Aveva ragione? So soltanto che ero follemente geloso di Ben quando tu stavi con lui. Max, ora è meglio... sì, insomma, è meglio che tu vada. Sì. A domani. Ora non me la sento di avere Max vicino. Lui mi opprime con il suo amore. Mi ama davvero. Invece io non so più che cosa provo. Se penso a Ben che teneva tra le braccia Victoria, sto male. Però allo stesso tempo... mi manca. Victoria, ci sei? Victoria!
Lavori a quest'ora? Almeno ci provo. Com'è andata con Nina? Le ho detto che è stata Victoria ad appiccare il fuoco in azienda. Preferirei che non si sapesse in giro. È già molto imbarazzante. Nina di sicuro non lo dirà a nessuno. Io mi fido di lei. Va bene. Ho esagerato con Victoria. Le hai più parlato? Sì. Non si rende conto di aver fatto uno sbaglio. Come al solito. Sono sempre gli altri. Io, in questo caso. Dice che l'ho tradita. Annabelle lo sa? Non riesco a contattarla, è ancora sull'aereo. Allora glielo dirai domani. Ah. Non sarà facile. Sarà felice che sia venuta fuori la verità. Non dovevo sospettare di lei, e se me lo rinfaccerà, avrà ragione. Non lo farà. Credo che tenga moltissimo a te. E io tengo a lei. E Victoria stava per rovinare tutto tra noi. Ma per fortuna non tutto è perduto. Victoria. Entra. Ma sei tutta bagnata. Santo cielo. Dove eri finita? Ehi. Vieni a sederti. Tesoro. Ci sono qui io. Forse ieri sera non avrei dovuto mandare via Max in quel modo. È stata una giornata difficile per lui. Comunque non ce la facevo ad averlo vicino. Bergman? Ah, salve. Il divorzio? Ah, sì, certo. Mi scusi, ero sovrappensiero e... Ecco, io... Preferirei non decidere senza mio marito. Voglio dire, il mio ex marito e non... Sì, certo, d'accordo. La richiamo io, allora. Grazie. Prima non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. E ora lo avevo dimenticato. Sì, ora ci sono cose più importanti che divorziare da Max. Per questo avremo tempo. Alzati! No, la clausola 22B esclude la responsabilità degli investitori nel caso il rialzo del tasso superasse il 2%. Sì. Va bene, la metta sulla mia scrivania. La controllerò quando verrò allo studio. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Sei stato gentile, hai preparato la colazione. Figurati. Siediti. Grazie. So di non averti reso la vita facile in quest'ultimo periodo. Se è per questo, nemmeno in passato. Ma è uno dei motivi per cui ti ho sposata. Masochista.
Beh, io non ho fatto di meglio. Penso a quella storia con Jane. Quella è acqua passata. Voglio solo dimenticare tutto. Zucchero? Due? Sì. Grazie. Annabelle torna oggi. E allora? Rickard vuole raccontarle tutto. Peggio di così non può andare. Ha detto chiaramente che non vuole più avere a che fare con me. Pensavo che niente avrebbe potuto dividerci. Perché un padre perdona sempre sua figlia. Forse prima o poi gli passerà. No, non credo. Tu sei l'unico che mi vuole bene, Hagen. Qualunque cosa io abbia fatto. Grazie. Non lo dimenticherò mai. E il divorzio? Lasciamo stare. Se ancora mi vuoi. Il prossimo cliente della Falkenthal Porcellane? La Casa Bianca? Il Cremlino? No, il circo cinese. Hanno bisogno di vasi e piatti di scorta per i giocolieri. E se prendessero anche te nella compagnia avremmo ordini assicurati per anni. Molto divertente. Questo è per il marketing. E visto che ora hai un incontro con il nuovo consulente aziendale, puoi portargli tu la posta. Per Ron? Sembra che questo tipo piaccia molto e non solo in azienda. Ah, lui piace molto. A chi, per esempio? Beh, Mike lo trova molto carino. Dille che le conviene lasciarlo stare. E perché? A me non piace. E ho i miei buoni motivi. Vuoi rispondere? Sicuramente è allo studio. Aspetteranno. Ho ancora molte delle mie cose alla villa. E chiamiamo. Te le farà preparare. Amore, prima o poi le acque si calmeranno, vedrai. Sì, forse. Ascolta, che ne dici se noi due ci prendiamo una pausa? Possiamo fare un bel viaggio. Possiamo andare a Roma. O a Firenze. O meglio ancora, a Venezia. Credimi, si sistemerà tutto. Oggi Lucas ha lezione di nuoto. La prossima settimana. Perché? Vuoi venire? Se vai tu non c'è bisogno che venga anch'io. Beh, possiamo andare tutti insieme. Accompagniamo Lucas al corso e mentre Silke si occuperà di lui, noi due potremmo fare una gara. Te ne approfitti, pensi di vincere perché ho un ginocchio fuori uso. Sei tu che hai paura di perdere. Certo, e tu sei troppo sicuro di vincere. Guarda che anche se mi legassi le braccia dietro la schiena e tu ti mettessi un paio di pinne, sarai sempre più veloce io, caro mio. È che mi dispiacerebbe umiliarti davanti a Silke. E preferisco restare a casa. Andreas, grazie. Di cosa? Beh, di tutto. Beh, se vuoi saperlo, dovresti ringraziare Silke perché è solo un merito suo. No, non direi.
Lo so che per te non è facile. Io e Silk... Per me non è un problema. Lo so. È per questo che ti ringrazio. Adesso sono felice come non lo sono mai stato in vita mia. Da quando il mio matrimonio è finito, io... Sì, lo so. Grazie, Caterina. Di niente. Annabel, che bello riaverti a casa. Mi sei mancata. Ho provato a chiamarti. Scusa, mi dispiace di non averti richiamato. Non c'è problema. È successo qualcosa? Sì. È stata Victoria ad appiccare il fuoco. È stata lei. Lo dimostra una registrazione. E tu hai visto come ha fatto ad appiccare il fuoco? No, l'ha visto Max. Dov'è la registrazione? Victoria l'ha distrutta. Ma tu credi a Max? Perché dovrebbe mentire? Questo non lo so. So solo che io ti ho detto la stessa cosa, ma senza le prove. E tu non mi hai creduta. È vero, mi dispiace. E adesso? Ho detto a Victoria che non voglio vederla mai più. Tu prenderai di nuovo la direzione dell'azienda. Perché dovrei fidarmi di te? Annabel, ho capito che Victoria ha fatto di tutto per separarci, ma ora lei non appartiene più alla nostra famiglia. Che altro devo fare? Ti domando scusa. Mi dai un'altra possibilità? Tutto sommato la Falkenthal porcellane sta bene. Malgrado le difficoltà che abbiamo a causa dell'ordine della Royal Sapphire? Non ci saranno ulteriori conseguenze. Dobbiamo soltanto impedire che sia compromessa l'immagine dell'azienda. Comunque, non credo ci saranno problemi. Ah, magnifico. Questa è sua, è da parte della signora Ritter. Come mai non me le ha date personalmente? Non ne ho idea. La conosce? Una vecchia storia. La signora Ritter non parla molto bene di lei. Sa come sono le donne. Che vuole dire? Elsa ed io in passato abbiamo lavorato a stretto contatto. Non so. No. Avevamo una storia. Già. Per Elsa era qualcosa di più e così, quando ho deciso di chiuderla, lei non è stata molto felice. Capisco. Ma credo che non sia assolutamente il caso di farle capire che le ho parlato di quella storia, perché, vede, è inutile riaprire vecchie ferite. Come vuole. Ti prego, dimmi qualcosa. Che ti aspetti da me? Una risposta sincera. Dammi un'altra occasione. E perché dovrei? Ma non provi più niente per me. Certo, sì. È naturale. Ma io... Quando ero in Cina, ho avuto modo di riflettere. Ma ora è cambiato tutto. Io non mi sono fidato di te, è imperdonabile, lo so. Ma non credi che meriti un'altra possibilità? Mi rendi tutto molto difficile. Sei un uomo meraviglioso, ma... Guardiamo in faccia la realtà. Il nostro matrimonio è finito. Lei, per esempio, poteva fare a meno di andare a letto con mia sorella. Sapeva quanto Nina ne avrebbe sofferto. Mi scusi, ma lei che c'entra? D'ora in poi stia alla larga da Nina. Rickard ormai ti ha tolto tutto. Hai perso. Fino a quando avrò respiro, Annabel non riuscirà a mandarmi via da Falkenthal.
Tienimi lontano Max e le sue prediche inutili e arroganti tipiche dei fan Biden, chiaro? D'accordo? Bene.